Buongiorno. Ciao, buongiorno. Com'è andata? Bene. 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 Risultato? Risultato 2-0 per la Slovenia. Allora devono giocare ancora il doppio, però diciamo la partita oramai è chiusa. Erwin, è il tuo bilancio di questi giorni fino adesso? Tutto a posto? No, tutto a posto. Diciamo nel girone la Francia sicuramente è la più forte. Dopo le ragazze hanno battuto la Romania, noi abbiamo battuto il Messico. Oggi le ragazze vincono contro la Bosnia e adesso noi vedremo come andrà a finire. Infatti. Ci giochiamo la semifinale per domani, vedremo. Sempre contro? Contro la Bosnia. Contro la Bosnia. Sì. Buona continuazione, buona partita. Sì, tante grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Hola amigo, tutto bene? Raccontami. Tutto bene. Difficile, la Francia è molto difficile. La Francia è forte, apparentemente dico anche io che l'inglese, l'Inghilterra è troppo forte. Gioca la, troppo forte. Anche Slovenia non è male, ma gioca solo con una ragazza, quello Miliški, sì, è sì. In un altro film. Un altro livello. Sì, un altro livello, primo che sì. C'è questo fisico. Per noi c'è importante per l'esperienza di questo giovane, perché ha 11 anni di giocare a questo livello con tutta l'ospitalità e tutto è bene per la Romania. Infatti, bello per la Romania e bello anche per loro come persone, socialmente. Sì, io non posso dimenticare che 15 anni fa sono venuto qui con la prima di mondo in questo momento. Allora non si sapeva se in questo momento sul campi di Resato non c'è la futura... Ma certamente sì. Sono di ragazzi che arriva in primo 100, ma non so se non abbiamo ancora una di primi 10 di infatti, mondo. Infatti, per chi non lo sa, parliamo di Simona... Simona Halep, parliamo... Infatti. Mio nome è Gabriel Sandulescu, sono allenatore sì. romeno e Simona in questo momento ha giocato qui, abbiamo fatto la finale, mi ricordo di questo. Quanti anni fa? 15 anni fa, la seconda edizione. Benissimo, buona continuazione, amico. Grazie, grazie a voi.